Buonasera. 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 Bonsoir. Allora, io penso che questo me la canto e diciamo praticamente potrebbe essere una cosa molto interessante, ok? Ma per le persone che partecipano, i conduttori sono da rivedere tutti. Ah, anche i giudici, Grazie. scommetto. Anche i giudici. Grazie, molto carino. Coach, sa che sono i giudici che in un primo momento sono giudici, poi diventano coach. Ora Ecco, da ora tornano ad essere giudici, quindi. infatti, perché voi in Italia andate male per questa cosa qua. Giudice diventa amico, poi dopo torna giudice, poi dopo ti torna amico. Vedo, guarda chi vedo. Ci sono stati molti cantanti che si sono interessati alle dirette e abbiamo incontrato un personaggio, si chiama Napir Al-Bahr. Napir Allora, Al-Bahr, un artista di Dubai. un artista di Dubai, sì. Oh. Buonasera a tutti, amici. Ciao Buonasera. Italia! Buonasera Italia! Ciao. Però io se la tengo a fare una precisazione, il Ma mio io l'ho amico sentito quest'artista, è si chiama. bravissimo, è bravissimo. Grazie, però il mio amico Paolo si chiama. Sì. Se hai dimenticato una cosa, perché io ce l'hai showman, le fai spettacoli, mi interessa le fai le show business. Però io ce l'hai il principe Nabir Al-Bahr. Te l'hai dimenticato il principe, perché Principe. esattamente io ce l'hai il principe di tante generazioni prima. Non le mai diventate sultano, però le stai principe. Sì. Io è molto interessato, è il Melacanto Talent, e molto felice stasera di essere ospite qui con voi nella vostra serata, nella nostra giornata, perché qui è giorno e ce l'hai il sole, e insomma è contento, molto contento. Si vede, Scusa, infatti c'ha l'occhiale da ma sole. noi volevamo sapere, ma la sta seguendo questa? Scusate, un attimo solo, scusate. Zebè, che bello il perro da Zebè, ah, oui. Io non avevo messo il perro. Ma al telefono. La stiamo intervistando, Non si Principe. risponde, su. I miei impegni mi portano un attimino in difficoltà, però chiedete pure, io sono aperto a rispondere a tante domande. Senta, io penso che lei non lo voglia dire, ma io ho parlato con alcuni giudici e noi sappiamo che Melacanto ha avuto un eco anche internazionale. Noi sappiamo che abbiamo avuto la fortuna di arrivare in America del Sud, in Australia, in Giappone, soprattutto in Europa, però Ma sono abbiamo sicuro avuto che anche le lei prove. ci ha visto, anche se non lo Musica che dice. non conta. Musica che non Ah sì, conta eh? niente. Musica giapponese, chi l'ascolta in Italia? I cinesi e i giapponesi. Musica sudamericana, chi l'ascolta in Italia? I sudamericani. Musica che non conta niente. Quando arrivi in America, dove ci sono i grandi artisti della musica, la Francia, che ce l'ha Charles Aznavour, allora va bene. Però musica cinese, come si chiama quel ragazzo? Michael Idini. Cantami una canzone francese. La sai? Cantami una canzone cinese, non la sai? Non la sai una canzone cinese? Così alla sprovvista. No, Dai, dai, francese, Michael. allora, non mi viene adesso. Brian Insomma, nessuno sa una canzone francese? Scusate. Oh, Lizzy! La Noi ce l'abbiamo. lassa. Dai, Eh dai, sì, dai, ho un studiato il pezzettino. francese. Un pezzettino, una canzone francese. Pezzettino, pezzettino. Je ne dors plus, je ne rêve plus. Come si dice? Collegato. Sì, Sono stato sì, sì. collegato con internet per seguire tutte le vostre trasmissioni. Questo Sì. ci fa molto piacere. Ma infatti stasera siamo in collegamento anche con, diciamo, chi ha raggiunto il podio dell'edizione scorsa. E infatti adesso torniamo in collegamento con i nostri artisti Cos'è da podio? ringraziare. Cos'è podio? Il Scusa, io in italiano non lo so. Cos'è? I vincitori, il Ah, primo, il il secondo e il terzo, però. vincitore. Ma perché, scusa, Italia le vince in tre? Qui il primo vince, il secondo le vince in tre in No, Italia. tutti vincono. La particolarità del Melacanto è che Ah. questi artisti si conoscono, possono nascere delle collaborazioni. Grazie mille all'Akbar. Perdonate il ritardo, però colpa mia, perché ho i ragazzi dell'oratorio e gli ho dovuti dare la cena, la mensa, troppa roba, colpa mia comunque.
Buonasera. Buonasera, ciao. Buonasera. Tu com'è che ti chiami? Hai detto Paolo. Paolo, Paolo. Paolo. Sono toscano, voi siete dell'Emilia. Ah, Toscana. Ah, sì, io sono... Hai saputo che i ragazzi dell'oratorio seguono il format? I ragazzi dell'oratorio mi hanno fatto una testa così con questo me la canto, me la canto. Don Eminenza, vai a me la canto, perché io facevo pezzi rap, capito? Certo. Sì, io praticamente mi inventavo pezzi rap sul momento, capito? E allora mi hanno detto, perché poi dietro c'è una storia, per me la musica è tanto, vuol dire tanto per me la musica, capito? Perché io voglio sfruttare questa trasmissione qua, perché io dico che sono il cugino di Vasco Rossi, capito? Qua a Zocca è vicino, sono 6 chilometri, mica tanti, sai? Mica tanti, ma qua a Zocca. Ti vogliono le prove, penso. No, non la conosco. Non ho capito cosa dicono dallo studio, che cosa è che dicono? Don Eminenza, sì, sono io, Don Eminenza, mi chiamo Don Eminenza, sì. Ma è perché... Furia che l'ha dato questo nome? No, questo nome qua, praticamente me l'hanno dato i miei amici quando eravamo giovani, no? Perché io facevo sempre, ma cos'è questa luce qua? Questa luce qua è l'effetto divino, è la luce divina, ho capito? Possiamo scegliere un po' più qua, perché c'è troppo luce, non mi dà fastidio. Allora, infatti qua io ho molta luce divina, viaggio molto spesso con gli occhiali scuri, mica scherzando. Don Eminenza deriva praticamente dai miei amici, perché io facevo pezzi di rap, capito? Ero fissato con Eminem. Conoscete Eminem? E quel cantante. Perché ci sono i cantanti. Un pezzetto, Don Eminenza. I fedeli che vengono la domenica messa, mica lo sanno chi è Eminem, mica lo conoscono, capito? No, non lo conoscono mica. No. Non ci canta niente. Io parlo sempre con i miei ragazzi dell'oratorio, gli spiego sempre le cose cantando, capito? Gli dico, ma stai tranquillo se hai fatto quello, nessuno dice niente, anche se passa tanta gente, la gente parla e dice, ma poi tanto si contraddice, capito? Facevo pezzi così. Sì, io adesso qua l'ho inventato ora, me lo ricordo mica se lo devo ridire, mica lo so io, capito? È una roba inventata adesso. È per quello che i miei pezzi non ci sono, perché io li dico, poi me li scordo, mica me li ricordo, come fai? Il scorso, insomma, avevamo avuto principi, di tutto, insomma, sì, il sultano, insomma, è stato veramente una roba incredibile. E quindi partiamo alla grande anche per questa quinta edizione. Diamo il benvenuto. Che abbiamo un collegamento, niente popò di meno con chi lo dice? Chi lo dice? Stevie Wonderful, wow. For us tonight. Oh, welcome. Welcome. A me la ricanto. Che emozione. Che emozione. Buonasera Italia. Buonasera. Abbiamo anche la traduzione. Abbiamo l'interprete. È un piacere per me essere con voi. Perché la musica è vita. Ah, la musica, giusto. È meraviglioso quando ci sono persone che fanno musica. Non può che trovarci d'accordo. Ovviamente, ma sicuramente non avrà avuto modo di ascoltare i nostri concorrenti, oppure sì. Cioè, noi sogniamo, noi siamo dei sognatori, quindi ci dica di sì. Non molto attentamente. So che ci teneva a dire qualcosa a tutti loro, quindi glielo può dire. Voglio provare l'italiano, ok? Ok. Italiano. Ah, ho fatto l'in bocca al lupo cantato. Thank you so much. Ma chi è? Ma chi Eccoci. È? No. Vasco, presenti. Vasco. Sorry.
senza prove. Quanta... niente, niente, non so mica questi qua quali chiamano. Dico, guarda, Tofì! Vasco! No, buonasera, sì. Salve! Grazie per essere con noi! Siamo qua, no, siamo qua. Qua, Vasco! Cos'è la Rai che sta qua? Ma ci viene! Ma è più, di qua. Più, di più, è me la ricanto! Ah, già, già, io la ricanto qua, già, già! Ma ci canta qualcosa davvero? Qua. Non ho capito! Se ci voleva cantare veramente un pezzo di una sua canzone oppure vuole solo fare gli auguri? Bello, sono qua che sto facendo le prove, capito? Dobbiamo fare con me San Siro, capito? E capito tutte quelle volte già è la noia già direi lei per tutta la sera, capito? Poi se no mi sente liga poi diventa problematico la cosa. Si arrabbia, si arrabbia. Mica facile, poi si arrabbia liga, poi mica già. Poi tutte quelle cose là, dette e ridette, mica sono vere, cioè. Lui ma quali cose? Ma quali cose? Di che quali cose so, parli? Non lo so quali cose. Non lo so, non so mica di quali cose. Ma veramente l'ha detto lei, eh? Però facciamo finta di nulla, non si preoccupi. Sì, facciamo la tua mano, quello bianco lì, no, questo qua, dopo, là, tutti i personaggi migliori ce li abbiamo noi, non so se ci avete fatto caso. Ce li abbiamo noi ce li abbiamo tutti i tarocchi, diciamoci la verità. E mi raccomando, voi non fumate, perché non fa mica tanto bene, eh? Non dovete fumare, non fa mica bene, io, perché ormai io... già, vedo che ci sta dando il buon esempio, sì, lo vedo. Capito, lo so, e poi quando torno a Focca mi dico, va mica bene, capito? Però io ci penso adesso, poi sono a Los Angeles adesso, nel mio studio, stavo facendo le prove, capito? C'è Steph. Ah, c'è Los Angeles. C'è Steph, sì, cioè, ha già America, preparato il tour, non lo sappiamo. Certo, certo. Non ho capito, ma chi è questo qua? Chi è? Buonasera. 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 Allora, lui non è un lui non è, non è un concorrente. Andrea Juracan, non lo conosce Andrea Juracan, lei? No, te, beh, io a Vasco li devo dare del tuo, anche lei, me mi confondete. Sono stato la colonna sonora della tua gioventù, puoi darmi anche del tuo. Appunto, appunto, io a Vasco assolutamente do del tu. A Vasco, non siamo mica gli americani. No, non lo conosco, che loro possono sparare all'indiano. Fuck all'indiano. Sappiamo che ha già preparato il tour, quindi sarà un tour estivo fantastico. Lo sappiamo. E come fai a saperlo? Chi te l'ha detto? Perché lo sappiamo noi. Perché lo sappiamo. E poi Steph Barnes è venuto a Livorno qualche tempo fa. Io l'ho visto, ha parlato di lei, entusiasta, e ci ha parlato anche di Los Angeles. Quindi ce lo saluti intanto. No. No. Come no? No, parlato di me. Ha parlato benissimo. Ha parlato benissimo di lei. Lo caccio fuori dalla band, mi prendo un altro chitarrista, che ce n'è uno bravo lì a Livorno da voi, lo so, me l'hanno detto. Ce n'è uno bravo lì da voi a Livorno. Lo vado a prendere, si chiama Nicola Barontini, lo prendo io. Bravi. No. Non glielo diamo. Non te lo diamo.